Ciao a tutti e bentornati da Karin. Oggi siamo... Chi cavolo è quello là dietro? Vabbè, siamo in una... E là dietro chi c'è? Ma sono circondata! Stavo per dire, siamo in una nuova mappa, in una nuova escape, un hobby di Roblox su gli Smiling Critters. E ne vedo già due belli appostati pronti per mangiarci. Tra l'altro sono giganteschi e sento anche un mezzo ringhio. Io direi di non perdere tempo e di iniziare subito questa escape insieme. Prima di tutto perché me ne voglio andare da questi due che mi spiano e mi fanno anche abbastanza paura. E questo che cos'è? Qualcuno ha disegnato con il gessetto un catnap sulla parete. Chi sarà stato secondo voi? Ovviamente voi ditemi nei commenti se siete amanti di Poppy Playtime e se anche voi non vedete l'ora che esca il terzo capitolo. Intanto mi stavo guardando intorno e vedo che qua ci sono un sacco di altri disegni. Credo di dover stare attenta a non toccare queste cose in terra. Non so se sono bombe. Sapete quelle dove si poggiano i piedi e se le tocchi puoi salti in aria? Ecco, non vorrei. Questo che cos'è? Un'ombra o è una porta? Sembra proprio l'ombra di catnap. Oddio, sono entrata da qualche parte. C'è una scala segreta all'interno di un cuscino. Lo sapete, catnap è il re delle nanne e il cuscino sarà sicuramente iconico per lui. Forse da questa parte non ci possiamo assolutamente andare. Direi perché c'è lui con il suo alito putrido e malefico pronto a farci ridere a crepapelle e poi farci addormentare. Beh, direi che già fa abbastanza paura vedere catnap subito all'inizio. Credo che qualcuno sia saltato per aria perché ho visto un'esplosione dietro di me. Credo che qualcuno sia montato sopra una bomba. Andiamo avanti, facciamo finta di niente, non voglio sapere chi è esploso. Siamo arrivati in una nuova zona e vedo già delle artigliate sulle pareti. Io credo che sia stato catnap, aiuto! Questa mappa è horror. Sono due occhi e sembra che ci stiano anche seguendo quando ci muoviamo. Ma se questa porta è chiusa e qua non ci si può andare perché c'è catnap, forse ci sono un sacco di passaggi segreti. Sapete, io adoro i passaggi segreti e le cose da scoprire. Questa è proprio la stanza delle nanne. Guardate quanti letti. Questi sono tutti i letti dei bambini che stavano alla Poppy Playtime. Forse c'era una zona dove si poteva riposare quando si venivano a comprare i giocattoli degli Smiling Critters. Ma guardate qua. Chissà se questi sono i denti di catnap. A volte dico Snapcat, non so perché inverto le parole. Si può toccare questa qui? È saliva? Sì, ma non è corrosiva. E questo? Non mi dite che siamo all'interno di catnap? Eravamo dentro la sua schiena. Questo cos'è? Io penso proprio che sia la sua colonna vertebrale, ragazzi. Ma non mi fa saltare. Ce l'abbiamo fatta. Siamo saliti e guardate chi c'è. Elefante, il nostro elefantino. Anche questo è stato disegnato da qualcuno. Chissà se incontreremo il creatore di questi disegni. Qua c'è una mega zolla di terra. Enorme. Spero sia terra che non sia letame di mucca. Annusiamolo. Annusate insieme a me, spammate nei commenti emoti di nasi. No, non sembra cacca. E direi che adesso c'è da evitare qualche laser. Vediamo se ci riesco. Forse è meglio montare su questa casetta e saltare da qui. Sì, ce l'ho fatta. Ma aspettate, è lui. Ma sono tutti nascosti come dietro delle griglie, se avete visto. Anche catnap non poteva prenderci perché c'era una parete di vetro. Lui invece è proprio rinchiuso in una gabbia con scritto attenzione. Ci sono i cartelli con scritto fate attenzione. Vabbè, per ora vuol dire che siamo al sicuro e possiamo andare avanti senza preoccuparci troppo degli Smiling Critters. L'importante è uscire indenni. Cerchiamo di non farci far fuori. Attenzione, ci sono un sacco di spunzoni in terra. C'è Hopper. Hoppity hoppity hop, il nostro coniglietto salterino. Mi sa che siamo arrivati alla sua zona. Infatti eccolo là davanti a me. Oh oh oh, questo servono gli spunzoni. Serve per farci fuori sto coso. Meno male che è super super lento. Vediamo se possiamo montare sul nastro trasportatore. Do not enter. Vediamo se si può entrare. Do not enter, ma in realtà si può entrare come? Vediamo se continuo a saltare. In realtà sono uscito dalla mappa. Sono fuori dalla mappa. Adoro. Sto impazzendo. Ciao coniglietto maledetto. Non ci prenderai? Noi ce ne andiamo. Yuhu. Da che parte stiamo andando adesso? Siamo dentro un corridoio buio e oscuro. Eccoci. Siamo nella zona nuova. Quella del maialino. Scrivete nei commenti come si chiama il maialotto. Sì, però al collo gli hanno messo la skin di catnap. Hanno sbagliato alla luna al collo, ma in realtà il maialino avrebbe la mela. Ve le ricordate tutte le cose che hanno al collo i vari Smiling Critters? Beh, se ve le ricordate provate a scriverlo. Qualcuno ha la lampadina, qualcuno ha la mela, qualcuno ha il fiorellino. Io me le ricordo praticamente tutti. Anche perché ormai su
sul mio canale ho fatto talmente tante reaction che le ho imparate a memoria. Ma attenzione, qua c'è un altro nastro trasportatore, vediamo dove ci portano adesso. Ora io mi chiedo se per caso dovremo anche affrontare le Smiling Critters, perché per ora non ci hanno aggredito. Sono tutti rinchiusi e sembrano tutti impossibilitati a mangiarci. Vedete, ce n'è un altro rinchiuso là dentro. È Chicken. È il polletto maledetto. Secondo me più avanti li liberano tutti contro di noi e ci ritroviamo assaltati. Hug, hug, l'orsetto abbraccia tutti. Mi sa che queste trappole vanno assolutamente evitate. Io eviterei di toccare anche questi pennelli perché non mi sembra il caso. Guardate, ha la tavolozza in mano. Forse è lui che ha fatto tutti i disegni in giro. Sicuramente questi quadri con i cuori li ha disegnati lui. Ha bisogno d'amore, infatti il suo nome vuol dire proprio abbraccio, hug. È l'orsacchiotto abbraccia tutti, infatti. Oddio santissimo, quelli sono occhi. Sono occhi, non so di quale degli Smiling Critters. Provate a scriverlo nei commenti. Questi occhi sono di... Ditelo voi, non lo voglio neanche sapere. Mi sa che adesso però c'è una gara di corsa velocissima. Oh mio Dio, c'è Catnap. L'ho visto, sta valitando verso di noi. Ma ce l'abbiamo fatta? Oddio, ce l'abbiamo fatta. Ho visto questa rete e ho detto vai. Sono caduta di sotto, invece no, cos'è? Lava. Beh, in ogni hobby escape che valga qualcosa c'è sempre la lava. Oh, Dog Day, ciao. Vedete, Dog Day al collo c'ha questo sole. Qui ci sono ancora cuscini e cuscinetti. Mi sa che dobbiamo salire su questa bella scala ed entrare nel condotto. Anche i condotti nell'escape non mancano mai. Ma attenzione, guardate sotto di noi chi c'è. È Dog Day nascosto, era pronto a farci fuori. Ma anche lui sembra essere stato rinchiuso dietro delle sbarre. C'è una rete a trattenere gli Smiling Critters. Ma attenzione, queste sono le zampe di Dog Day. Forse è meglio non toccarle. Mamma mia che artigliate che ha dato sul pavimento. Saltiamo, non voglio toccare nulla, non voglio rischiare. E adesso ci mancava anche la porta rotta. Sembra proprio di essere un po' più playtime. Ok, passo veloce, passo veloce. Non mi ha tagliato in due. Guardate, c'è Dog Day sulla porta, che carino. Proviamo a salire e vediamo dove si va adesso. Che cos'è? È il treno di Poppy Playtime? Per caso dobbiamo salire a bordo? Ok, non me lo lascio dire due volte. Eccoci a bordo, vediamo se posso sedermi. Sì, posso anche sedermi. Ci sono tutti gli Smiling Critters disegnati sopra. Mi sembra molto lento questo treno, veramente lentissimo. Ma non è che magari posso andare a piedi ed evitare di usarlo, visto che è così lento? Guardate chi c'è lì! C'è Crafticorn! In effetti qua c'è l'arcobaleno, proprio come i miei capelli. E Crafticorn, se vi ricordate, al collo ha proprio una collana con tutto l'arcobaleno. Ma io sto treno, cioè, vediamo se scendo ce lo fa fare a piedi, ma io me lo faccio a piedi. Sono morta. Ok, va bene, ho capito. Non ci resta che metterci seduti e aspettare che il treno prenda il via. Magari stanno solo riscaldando i motori e tra poco si parte. Ciao Crafticorn, sei carinissimo. Ecco che si parte, ecco che si parte. Il treno ha preso il via. Forse ce l'abbiamo fatta. A piedi era impossibile. Bisognava solo aspettare che partisse e andasse un po' più veloce. Anche se mi sembra che stia un po' uscendo dai binari. Oddio, oddio. Oh mio Dio. Dove stiamo andando a finire? Forse siamo arrivati. Forse possiamo scendere e fare l'ultimo pezzo a piedi. Vediamo, vediamo. No, sono morta. Amici e amiche, ci siamo quasi. Questa volta sembriamo essere arrivati. Forse, se riusciamo a fare questa curva bene, pregate, mi raccomando. Lasciate mi piace, iscrivetevi al canale, è il momento di sostenere Karin. Scrivete nei commenti, treno, ce la puoi fare. Ecco, stiamo varcando la soglia. Forse ce l'abbiamo fatta. Io spero di sì, vediamo che cosa c'è qua dietro. Sembrerebbe il capolinea. Forse ce l'abbiamo fatta. E quello chi è? Bron? Sembra un'artigliata sul collo di Bron, come se gli stessero per tagliare la testa. Oh mio Dio. Ma è Bron con dei popcorn in mano? Che cos'è? C'è un grappac. Qualcuno è morto forse qua mentre provava ad aprire una porta. E guardate quel disegno di Catnap spaventosissimo. Ma da che parte si deve andare? Forse devo salire proprio da questa scaletta qua? Forse è una sorta di parkour. Vediamo. Andiamo da questa parte e c'è il prossimo checkpoint. Qua abbiamo un controllo comandi. Sento ringhiare. Forse da qualche parte c'è un altro mostro nascosto. Non sarà per caso che c'è Bron appostato da qualche parte nell'ombra? Già ho paura. Se poi sento anche questi ringhi ho ancora più paura. Questi si muovono. Infatti vedete, si è mosso. Altrimenti mica ce la facciamo a saltarci sopra. Dobbiamo saltare al momento giusto. Devo aspettare che arrivi questo verde, perché da quella parte non c'è assolutamente niente. Inizio ad avere un po' paura, perché sono qui tutta da sola nel buio. Non è tanto bello.
bello. Poi lo sapete, io con gli horror sono una gran fifona, li gioco tutti, ma anche se li gioco ho sempre molta paura. Voi siete dei fifoni quando giocate gli horror? Cioè urlate, vi spaventate, avete i brividi, oppure siete super coraggiosi? Io non sono molto coraggiosa, però ho giocato ogni horror esistente sulla faccia della terra. Tutti i titoli horror usciti negli ultimi 15 anni li ho tutti giocati, anche FNAF, sì, perché so già che la gente chiederà: ma hai giocato FNAF? Tutti gli FNAF ho giocato. Ma attenzione, siamo in un bellissimo corridoio pazzo. Ce la faremo a non schiantarci? Oddio, siamo fuori, siamo usciti e adesso? No, c'è chicken qua nascosto. Quindi non è che ci rincorre, vero? Ha gli occhi abbastanza illuminati. Prima qua non ci si poteva andare, si poteva solo percorrere quella strada là che ci portava all'interno della casa. Quindi siamo in una nuova zona che prima non potevamo esplorare. Hai vinto? You win. Cosa ho vinto? Oddio, dove sono andata? Sono caduta di sotto. Non mi dite che abbiamo vinto l'escape? Siamo fuggiti e ce l'abbiamo fatta. Non dobbiamo davvero fare altro, siamo sicuri. You win. Beh, in effetti qua la mappa finisce, non c'è assolutamente niente che possiamo fare. Rischiamo solo di cadere di sotto, quindi non ha nessun senso. Siamo liberi, siamo fuori. Abbiamo vinto l'escape e non abbiamo neanche dovuto combattere con dei mostri. Beh ragazzi, bloccata in questo salto temporale, io vi saluto. Spero che questa mappa vi sia piaciuta. Fatemi sapere qual è il vostro Smiling Critters preferito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!